Allora, rispetto anche ai temi che abbiamo approcciato col professor Bioccio, io rimando sempre ai suoi testi perché è un'assoluta autorità da questo punto di vista, soprattutto sul fenomeno Lega. Poi avete visto anche la sua grande attenzione ai flussi elettorali, lui in gran parte comincia i suoi studi così, quindi ha anche quel tipo di approccio. Oggi proviamo invece a vedere quegli stessi temi, quelle stesse famiglie politiche. Lui si è poco soffermato sul piano europeo, però oggi ci faremo un passaggio, riconducibili appunto a un macro tema, quello delle destre populiste e identitarie. Abbiamo anche messo, anche aggiunto come titolo etnoregionalismo e comunitarismo. Vedremo un po' di discutere questi temi. E fondamentalmente andiamo a vedere, vedrete come oggi quello che il rapporto tra appunto culture di destra e culture di destra radicale è nuovi movimenti populisti ed etnoregionalisti, con alcuni casi specifici. Cominceremo con il caso austriaco, con il caso fiammingo, per poi arrivare al caso principale, uno dei casi più importanti dal punto di vista della politologia europea, che è il caso della Lega Nord. Il caso della Lega Nord che, come ben sapete, oltre alla ribalta di questi ultimi mesi, della sua ultima fase salviniana, rappresenta un oggetto di studio particolarmente importante su questi temi. E vedremo anche un po' insieme. Partiamo inizialmente però da una difficile definizione, che è quella del mondo di cui ci occuperemo, in particolare connessa alla Lega Nord. La classificazione di partiti come Lega Nord ha rappresentato subito un problema nel definirne la sua famiglia politica, sia dal punto di vista sociologico, che storico, che politologico. Questi movimenti, inizialmente negli anni 80, a cavallo degli anni 80 e 90, risultavano di difficile lettura. Questa è una delle prime del sociologo veneto Ilvo Diamanti, che scrive nel 96 Il male del Nord, Lega, localismo e secessione. Diamanti, che è stato uno dei primi osservatori del fenomeno leghista, ricordavo prima che lui è un sociologo veneto, la prima Lega sarà la Liga Veneto, quindi lui da molto tempo già osservava i cambiamenti socio-economici del Nord-Est, osservava la formazione di questi piccoli partiti localisti che accentuavano le loro caratteristiche di protesta verso il sistema centrale, accompagnandolo per esempio su temi principalmente economici, le tasse, i bisogni della piccola e media impresa, un maggior legame amministrativo col territorio che potesse alludere a qualche federalismo, anche se all'inizio era un po' più brutale la richiesta di allontanarsi dal potere centrale. La visione di Diamanti, che è ancora uno stimatissimo sociologo, e spesso scrive per esempio su elettorali e in particolare del fermo delle leghe, l'analisi di Diamanti è sempre stata quella che la Lega fosse un fenomeno che esprimesse un malessere caratteristico di territori fra montagna e pianura, la fascia pedemontana del nord Italia, dominio della piccola impresa competitiva e delle grandi o medio-grandi concentrazioni urbane. Il concetto di male del nord, cioè un malessere che nasceva in questa fascia prealpina, caratteristica di questo territorio, era appunto la piccola impresa competitiva, la chiama lui però molto spesso un'impresa familiare che poi si è sviluppata anche raggiungendo delle percentuali economiche importanti, e che crea una sorta di malessere, cioè questo tessuto sociale si sentiva abbandonato dai suoi referenti storici, che erano la Democrazia Cristiana, e non si sentiva rappresentato da una classe politica che non ne leggeva più le caratteristiche e soprattutto non aiutava l'emersione di questo nuovo ceto produttivo, di questo nuovo tessuto produttivo. Questa è stata sempre un po' l'impostazione di Diamanti, che è una delle massime autorità sulla Lega dal punto di vista di sociologia politica, quello che la Lega in realtà rispecchiasse un malessere. Questo vedremo che tornerà nella lettura di questi movimenti, quando verranno per esempio identificati quasi esclusivamente come movimenti di protesta, cioè un malessere del territorio, un legame molto forte con alcuni strati produttivi, in generale con alcune
zone che sono caratterizzate in maniera preponderante da quel tipo di organizzazione sociale che ne discende appunto da un'organizzazione economica di questo tipo, e che quindi il concetto di male del nord. Questo è un po' il primo modo di inquadrare l'elismo. Un punto di vista, ricordo, quello di Diamanti, di Ivo Diamanti, estremamente veneto. E effettivamente nelle coordinate del nord-est, del Bund nord-est degli anni 90, c'è anche questo tipo di elemento. Quindi Diamanti gli dà un preciso inquadramento geografico, socio-economico, e inquadra anche questo con una crisi del sostegno alla Democrazia Cristiana. C'è una sovrapposizione tra il voto leghista e il precedente voto democristiano, parliamo di zone bianche, un partito di potere incapace di leggere le trasformazioni socio-economiche di quel tessuto produttivo localizzato nella fascia triantina e nella fascia nord-padana. Piccola media impresa, piccole cittadine. Imprese a conduzione familiare che si sono aperte a mercati ben più alti e che hanno ormai uno spessore economico importante. Il dato simbolico del boom del nord-est, che se voi andate a vedere i giornali anni 90, era un po' uno dei grandi miti della nuova locomotiva Italia, diciamo, da questo punto di vista. Questo è il primo congresso della Lega Veneta, anzi una delle prime discussioni. 1979, Recuaro Terme, Vicenza, Alto Vicentino, come Diamanti. Si comincia però, a livello di analisi politologica e storica, a parlare di destra anche per questo tipo di fenomeni. Bartella Kerr, che è uno dei cofondatori dell'International Paper su Contemporary History, che è uno storico anglosassone, anche se non lo è, dal 99 in realtà inquadra questo tipo di movimenti all'interno di quello che è un alveo di destra. Ovviamente la politologia internazionale, qui vi ho messo uno dei libri più famosi, che è Fascismo passato, presente e futuro, la prima edizione del 96 e l'ultima del 2006, in realtà la politologia che affrontava i fenomeni di destra per quanto riguardava l'Italia si concentrava particolarmente sull'evoluzione del movimento sociale che diventava Alleanza Nazionale. In realtà la Kerr ci dice una cosa interessante però. Parla di un crescente risentimento per gli immigrati che non apparteneva per monopolio agli ex missioni. Cioè inquadra un pivot, un tema come quello delle immigrazioni che non era monopolio del neofascismo italiano, della storia del movimento sociale. E citava, anche se in maniera, va detto en passant, cioè se voi andate a vedere nel libro è citata veramente pochissimo, ci si concentra ancora su partiti che vengono da una storia, da una reminiscenza, da una tradizione fascista, la Lega Nord è citata come gruppo settentrionale che in realtà sul tema dell'immigrazione attira simpatie che invece prima andavano verso un'area politica marcatamente di destra. Un voto, il Movimento Sociale è stato il più importante partito neofascista d'Europa come percentuale di voto, come consistenza e come anche presenza in un paese dell'Europa occidentale, quindi questo tipo di pivot, questo tipo di richiesta in realtà eccede quello che è il voto della destra, in particolare in Italia. Va detto una citazione molto veloce, ma che è presente già nel 97. Arriviamo invece a Giovanni De Luna, cioè arriviamo quindi a un punto di vista marcatamente anche più storiografico, che distingue in quattro tipologie. In un'intervista su Liberazione del 2000 inserisce direttamente come quarta tipologia la Lega. Vedremo Bossi, vedremo anche Haider, vedremo bene chi è Haider, come destra dei territori. Quindi si comincia a parlare di questi movimenti sulla fine degli anni 2000 marcatamente come di destra. Vediamo quindi una dimensione legata alla questione locale, a un disagio di un certo tessuto sociale di Amman. Abbiamo un mondo della destra, soprattutto legato ai temi delle immigrazioni, che si amplia come consenso elettorale e cede i partiti tradizionali della destra, e poi abbiamo una riclassificazione
alla luce anche delle modifiche del quadro politico europeo, c'è anche Berlusconi e Aznar, quindi vedete una destra tecnocratica e liberista, e c'è una destra della rivincita, che è un po' la categoria in cui viene confinata l'Alleanza Nazionale, e quei movimenti che venivano da un passato di legame aperto, dichiarato, di filiazione diretta col fascismo e col neofascismo, e c'è anche la destra dei territori. Quindi De Luna intelligentemente, insomma, con acume somma la dimensione della destra, la dimensione dei territori, quello che prima avevamo trovato un po' più diversificato. Una delle definizioni migliori però per inquadrare questo tipo di mondo è quello di estrema destra post-industriale. Marco Revelli ci va vicino nelle Due destre, sottolinea come il quadro politico italiano dall'89 al 94, quindi diciamo dalla caduta del muro di Berlino, dalla trasformazione del Partito Comunista, fino a passando per Tangentopoli, alla crisi, lo vedremo attentamente, come una crisi fondamentale del sistema partitico della cosiddetta Prima Repubblica, lì nasce il concetto di Prima Repubblica, al 94 con Berlusconi, quindi un riassetto complessivo che Revelli individua tra l'89 e il 94, che porta a una rapida obsolescenza in rapporto alla transizione del modello fordista a quello post-fordista. Cioè il quadro politico è vecchio e non risponde a una fondamentale modificazione dal punto di vista del sistema produttivo, o meglio, di organizzazione produttiva. Il passaggio dal modello fordista al modello post-fordista. L'impresa sul territorio, grande importanza della logistica, in parte finanziarizzazione, anche se questo è più latente nella dimensione della piccola media impresa, impresa appunto reticolare, dislocamento produttivo, perdita dell'identità delle grandi fabbriche, questo è anche perdita di valori identitari dal punto di vista politico. Revelli parla di nuova destra. Per lui nuova destra è ancora una dimensione che in realtà inquadra tutte le destre che si affacciano sul mondo e sul mondo post-fordista, al di là di quella che è appunto questa rigidità e antiquatezza del quadro politico italiano dall'89 al 94, quindi diciamo dalla caduta del muro di Berlino, la riorganizzazione del importante partito della sinistra italiana, del Partito Comunista, fino passando per Tangentopoli e arrivando a Berlusconi, cioè un'area di transizione in cui il quadro politico non riesce a capire però fondamentali trasformazioni produttive. Arriviamo però a chi ha veramente coniato il tema dell'estrema destra post-industriale, che è Piero Ignazzi, politologo dell'Università di Bologna, che scrive, questo libro ve lo consiglio, come anche Le Due destre di Revelli, anche se è un po' più datato, L'estrema destra in Europa, trovate edito per il Mulino, è uno dei testi, insieme a quello di Pierre Milza, L'Europa in camicia nera, più importanti da questo punto di vista. C'è un'attenta discussione di Ignazzi anche sulle famiglie politiche, come inquadrare le destre europee. L'estrema destra post-industriale viene inquadrata come partiti afascisti, cioè non hanno nessun legame con la tradizione fascista, il pensiero fascista o l'esperienza neofascista. Sono invece una risposta ai conflitti della società contemporanea, intesa come società della globalizzazione, come shock della globalizzazione, dice qualcuno. Una difesa della comunità naturale, una risposta in termini di identità, invocazione di legge e ordine, fastidio per i meccanismi rappresentativi e sciovinismo del benessere. Quindi Ignazzi inquadra una carta d'identità di questa estrema destra post-industriale, la chiama estrema destra post-industriale, la inquadra così, anche se sono partiti a fascisti, comunità naturale, vedete, non c'è comunità nazionale. Sarà anche interessante vedere poi come questa famiglia politica intenderà il nesso tra identità e comunità, come costruirà identità per cementare comunità e come organizzerà comunità in rapporto all'identità. Sono un binomio molto importante per questo mondo. Sarà una risposta in termini appunto di identità. Generalmente sono partiti anche che hanno un marcato accento sulle politiche securitarie,
legge, ordine. Questo si era già visto con il Front National francese negli 80, anche se il Front National non rientra in questo mondo, ma è un po' a cavallo. Fastidio per i meccanismi rappresentativi. Qui confluirà l'idea populista di contrasto alle elite dominanti, ai partiti dominanti. Molto spesso questo fastidio per i meccanismi rappresentativi sarà più che un fastidio per la democrazia rappresentativa, sarà un fastidio per la burocrazia centrale, per l'inadeguatezza dei partiti, per le lungaggini burocratiche, per le lungaggini legislative, più che una sfiducia nel sistema democratico. Questi partiti saranno tutti appunto partiti, cioè non si sottrarranno a quel tipo di competizione, ma in realtà mantengono di fondo un fastidio, appunto, dice Ignazzi, per i meccanismi rappresentativi. In più c'è uno sciovinismo del benessere, questa è una definizione particolarmente calzante, cioè il richiamo di queste formazioni dell'estrema destra post-industriale alla pancia di alcuni ceti produttivi che in qualche misura è vero che aggirano anche divisioni di classe, ma sono ben concentrate anche dal punto di vista socio-economico, quindi manifestano un aperto sciovinismo del benessere, cioè un'idea per cui il nostro benessere, per esempio, non deve essere spartito con altri. Il benessere così sudato e così solitariamente con lo Stato che ti abbandonava, che ti tartassava di tasse, conquistato, che non deve rientrare nel patrimonio generale di una comunità che non mi appartiene. Cioè quello che io ho fatto, quello che la mia piccola impresa, molto spesso protofamiliare, ha fatto, deve restare a me e deve restare nel mio territorio, inteso come comunità naturale, anche produttiva. E questo comporta quindi anche subito un termine anche di esclusione, un'esclusione sciovinistica, nel senso anche per certi versi volgare, marcata, diretta, ostentata. Non una richiesta di una lobby, ma una richiesta sbattuta in faccia all'opinione pubblica, sbattuta in faccia al consesso politico. Questo lo vedremo, sarà tipico anche del linguaggio di queste formazioni, in particolare della Lega Nord. Questo però vi ho messo questo manifesto, in realtà, della Lega iniziale. Milano fascista mai, con alcune denominazioni che però sono di carattere politico, centro, liberal democratico e federalista. Cioè, poi di fatto, nella propaganda di questi partiti, nell'identità e in costruzione di questi partiti, i termini vanno poi a confondersi. Questo è un manifesto iniziale della Lega Nord. Parliamo della prima metà degli anni 90. Questo è un manifesto che però ancora richiama federalismo, liberal democratico e centro. Quindi, nonostante questi partiti vengano inquadrati all'inizio come malessere da chi da destra, chi da nuova destra, chi da estrema destra post-industriale, faticano a riconoscersi in quel campo loro stessi. Faticano a, essendo anche figli di un elettorato e di zone tradizionalmente bianche, faticano a vedersi spostati a destra e addirittura utilizzano il termine fascista come dispregiativo. Questo negli anni si modificherà. Pensando anche a concetti come liberal democratico e ovviamente federalista, cioè nonostante la politologia correttamente inquadra queste tendenze nell'ambito di una nuova destra, di una destra post-industriale, una destra radicale per certi versi, che però in realtà all'inizio no, lei stessa non si riconosce come tale, ma forse si riconosce un po' di più nelle definizioni di Diamante, malessere e progresso, ma che comunque ha un retaggio per cui il fascista è un insulto. Allora, col passare del tempo, questa iniziale famiglia politica viene a essere composta da tre grandi zone, tre grandi gruppi. Abbiamo il Partito delle Libertà austriaco. Allora, libertà secondo me è una cattiva traduzione, che però continua a esserci, cioè l'allusione è ai liberali in realtà, però io ve l'ho messa perché questo è anche il professor Cuzzi, che è germanofono,
più... io in realtà, questo è un partito liberale austriaco, anche se appunto, diciamo, la denominazione può essere più ambigua, un partito che c'è dal 1956, l'FPÖ. Abbiamo poi il Blasblog, che è il rabbruccamento blocco fiammingo, che esiste dal 74. E poi abbiamo il processo di creazione e fusione della Lega Nord. Allora, la Lega in realtà nasce dal 1990, quindi fra questi tre è indubbiamente il più giovane di questa iniziale famiglia politica. Cioè, austriaci, fiamminghi e Nord Italia, ok? Queste sono le zone territoriali. Sono, vedremo, tre partiti diversi tra di loro, che però hanno dei caratteri comuni. Questa classificazione, che però a un certo punto è sembrata un po' troppo vecchia, un po' troppo datata, secondo me invece mantiene una sua validità tuttora. Cioè, quelli che sono i metodi del Blasblog, quello che sono alcune battaglie dell'FPÖ, quelle che sono la gestione federale di piccoli contenitori al suo interno della Lega Nord iniziale, permane tuttora, anche in una Lega molto lontana da questa. La Lega comunque è una fusione di diversi movimenti, diverse leghe appunto. La fusione del 90 è un patto federale, questa era una delle prime aggregazioni in cui trovate i simboli, la Lega Lombarda, la Lega Veneta, che è la prima, si comincia a parlare del 79 ma nasce nell'80, il Piemonte Autonomista, l'Union Ligure, l'Alleanza Toscana, il Movimento e la Lega Emiliano-Romagnola. Questa è appunto quella fascia territoriale di Alpino e Nord Padana. Di questi tre ne parleremo. Quello che vediamo in maniera un po' più veloce, però, è un primo schema di valori. Questa destra populista identitaria si fonda sul binomio identità-comunità. Questo vedremo poi come lo articoleranno i vari contesti. Generalmente, economicamente liberista, anche se ha grandi accenti, per esempio, in particolare sulla battaglia fiscale, cioè l'idea è fortemente meno Stato. Heider dirà, il leader dell'FPÖ austriaco, che lo Stato è il peggior imprenditore, largo al privato. Questa è un'idea tipicamente neoliberista, abbiamo già parlato anche col dottor Iniziato, del regalismo e del thatcherismo, nasce anche un po' da lì, così come la battaglia fiscale è una battaglia appunto per la cosa più tangibile in cui c'è meno Stato, meno burocrazia. Parlano inevitabilmente di decentramento amministrativo, ovviamente la Lega Nord è collocata in un territorio esattamente come il Blasblog, che è la parte fiamminga del Belgio. Lotta al melting pot, quindi un'idea di difesa dell'identità e della comunità, anche se questo ve l'ho già messo, ma arriva un po' dopo, vediamo. Una feroce opposizione all'immigrazione e una difesa del welfare state verso le autoctoni, la battaglia sul welfare sarà centrale. La comunità si deve perimetrare in base alle identità e alla propria identità. Quindi una comunità chiusa, una comunità che stabilisce un noi e un voi. Noi abbiamo l'idea dello sciovinismo del benessere, diritto a qualcosa, chi viene, chi è esterno a noi no. Questo avrà diversi accenti anche comunicativi, ma sarà assolutamente centrale. Arriverà l'opposizione all'Unione Europea e all'Euro, inizialmente per esempio al Trattato di Maastricht, che viene interpretato appunto come una questione di oppressione fiscale, come una questione di perdita dell'identità in un contenitore troppo ampio. Per l'Europa dopo arriverà anche l'Euro. L'islamofobia la vedremo, la legge e l'ordine abbiamo in qualche maniera detto, le politiche securitarie ma lo vedremo. Ecco, forte polemica contro l'elite, partiti dominanti e governativi. Grande caratteristica abbiamo visto del populismo. E primo grande, vedremo come questi partiti, questi tre in particolare, cominciano le loro fortune in opposizione alle partitocrazie dei loro paesi. E non è un caso che prendiamo e guarderemo il caso austriaco, il caso fiammingo e il caso italiano, perché parliamo di tre contesti politici particolarmente bloccati, in particolare negli anni 90, cioè tre contesti politici in cui c'è una classe politica molto stabilmente al potere da decenni o
marcatamente corrotta a causa di alcuni scandali, o inamovibile secondo altri, o incapace di rinnovarsi a seconda delle varie questioni, ma questo sarà una delle grandi fortune. Motivo anche per cui questi partiti vengono inizialmente inquadrati come protestatari. Lo scontro con l'élite dei partiti dominanti. Difesa della famiglia tradizionale, ma soprattutto culturalizzazione dello scontro politico. Lo scontro politico per questi partiti è uno scontro fra culture. Non è uno scontro fra classi, non è uno scontro banalmente solo di interessi economici, ma uno scontro culturale. E quindi è una battaglia che affronta più terreni. È una battaglia per certi versi alternativa a quello che è un altro modo di pensare, un altro modo di gestire e vedere il mondo. Questo concetto è particolarmente importante perché provo un po' a riassumere tutti questi, la culturalizzazione dello scontro politico. La comunità perimetrata, l'identità che si è costruita, rimarcata o rinnovata, o da difendere, diventa un dato culturale. Cioè vedremo, le comunità e le identità diventano un dato oggettivo. Sarà qualcosa di che va difeso con le unghie e con i denti, come battaglia epocale. Cominciamo da quello marcatamente più a destra di questi, che sono il Bantlok. Io ho messo una cartina appunto del Belgio, parliamo di una zona, la zona delle Fiandre. Voi sapete che il Belgio storicamente è frutto appunto di questo compromesso anche fra queste due radici linguistiche, storiche, culturali, per certi versi anche etniche, anche se è un termine che uso poco, però una realtà quindi territoriale ben marcata, con già delle sue tradizioni preesistenti, quindi una comunità che ha già una sua identità, per quanto il Belgio, anche se voi andate a vedere un programma, un libro di storia o di educazione civica, come definiamo noi, belga, si fonda su questa sua duplicità. Cioè qui non abbiamo un'identità tradita o oscurata, abbiamo un'identità che vuole sganciarsi perché si ritiene diversa. La storia, poi, la storia del Belgio, della destra radicale belga, è una storia molto interessante, purtroppo non abbiamo il tempo di farla e si studia pochissimo. Sono territori che hanno sempre avuto anche una presenza della destra neofascista particolarmente forte. Bene, le Fiandre in camicia nera, ho intitolato questa slide. Il Van Vlok ha questa caratteristica fondamentale, questo è il primo simbolo che va dal 74 al 2004, questo partito poi venne ordinato di sciogliersi dalle sue posizioni sull'Olocausto, quindi diciamo il contrasto fu su una questione appunto marcatamente legata all'immaginario, ai temi classici della destra neofascista, cioè alcune posizioni sull'Olocausto fecero sì che il Van Vlok dovesse sciogliersi e divenne Vlaams Belang fino ad oggi. Questo partito però mantiene anche dall'estrema destra e dal suo passato, che è un passato neofascista, per quanto connaturato all'ambito delle Fiandre, mantiene anche uno stile estremamente duro ed estremamente presente nelle strade. Vlaams Belang fa delle ronde, fa delle battaglie estremamente dure, sfoggia un servizio d'ordine particolarmente nervoluto, uno stile che assomiglia molto a quelli dei partiti e i movimenti della destra radicale. Mantiene ancora questo tipo di spettro, mantiene ancora questo tipo di aspetto, nonostante un rinnovamento anche della classe dirigente. Sicuramente ancora un partito, un'identità politica che non è figlia o in qualche maniera legata indissolubilmente a un leader. I leader del Van Vlok passano, del Van Vlok passano, non solo quindi la caratterizzazione populista, per cui c'è anche un legame fortissimo con il leader, è molto più sfumata, c'è più un'identità di destra radicale delle Fiandre, è uno stile anche di militanza rispetto invece a un leader carismatico.
Ecco, però questa è un'importante ancora organizzazione, questa è l'attuale leader, appunto vedete una protesta tipicamente islamofoba, come si suol dire, e queste sono anche un po' di percentuali di voto connesse a tutto il quadro, diciamo, locale. Ovviamente parliamo di un voto che va calibrato sulla zona del Fianco, dal 12,3% al 24,2% del Bas Bloc, il Bas Belarg, che invece nazionalmente è il 3,67%, ma diciamo veleggia tra l'11,9% e il 7,7%. Allora, però, qual è un dato che tiene insieme il Bas Belarg, oltre alla dimensione territoriale, oltre alle battaglie accese contro l'immigrazione, oltre ad alcune caratteristiche, diciamo, più legate alla destra radicale che non alla destra, la destra populista? Come vedete, ve l'ho sottolineato qui nella grafica, mentre il Bas Bloc sale perennemente, è questo qui, ci sono flessioni importanti di altri partiti, sia dei socialdemocratici che di altre formazioni. È un andamento più ballerino, che possiamo dire vada dal 99 al 2002. Allora, forse pochi di voi lo ricorderanno, ma l'altro grande paese che ha avuto una dimensione, cioè ha avuto un vero e proprio collasso, una vera e propria esplosione per uno scandalo della classe politica, è stato il Belgio, con lo scandalo della pedofilia. Questo è il grande mostro belga, accusato appunto di segregare dei bambini per seviziarli sessualmente e poi cadaveri poi occultati, quindi una vicenda estremamente drammatica e drammatizzata ovviamente. È uno dei grandi scandali, diciamo, europei di quel periodo. Ma perché questo scandalo va a colpire la classe politica? Dutroux produceva delle videocassette in cui riprendeva, diciamo, i suoi stupri. Alcune videocassette vengono trovate nelle case di due ministri. Questo materiale, questo circuito, Dutroux non poteva fare delle cose da solo, è un qualcosa che tocca la classe politica. Tocca alcuni deputati, tocca alcuni elementi delle forze dell'ordine, sfiora persino la Chiesa. Il Belgio è l'altro grande caso in cui la classe politica, per uno scandalo, che non è di natura di corruzione o di quant'altro, anche se il Belgio poi ha una storia interessante da questo punto di vista, c'è stata persino una faida all'interno del Partito Socialista in cui vennero assoldati dei killer tra fazioni. Cioè, è un paese particolare, diciamo, come tipo di dialettica, però in quegli anni lì, cioè gli anni in cui vola il voto nelle Fiandre, sono anche gli anni di un quadro politico particolarmente ballerino. E questo ci dice molto poi di come questi partiti possano entrare in gamba tesa in alcuni contesti. Ovviamente non avendo mai partecipato al potere, essendo in contrapposizione con le classi dominanti, il grande scandalo della pedofilia, se vi andate a documentare anche sul Belgio, toccò persino la Casa Reale. Cioè andò a toccare tutti quelli che erano i ganghi della vita politica. Nel 2003 venne incriminato, per esempio, appartenente alla Casa Reale, se non sbaglio, il principe. Quindi fu qualcosa di corposo, si andò a scoperchiare un non detto, una parte oscura della società belga, dell'elite belga, dell'ordine, deputati, ministri, Casa Reale. Capite bene che è estremamente destabilizzante e anche avvilente trovarsi a che fare con una classe politica di questo tipo, e questo è anche un momento di particolare, diciamo, sul movimento politico, ovviamente le destre populiste, le destre anche più radicali, come anche se localizzate, volano. Arriviamo però al maestro di tutta, alla parte forte un po' di tutto questo movimento, di tutta questa famiglia politica, di questa terna che abbiamo visto all'inizio, in particolare per gli anni 90,
che parliamo del contesto austriaco, su cui ci soffermeremo maggiormente. Perché? Molto spesso, oggi per esempio, è particolarmente, giornalisticamente anche usuale, fare riferimento al Front National come uno dei grandi, diciamo, esempi di questo tipo di mondo, di suggestioni di questo tipo di mondo o di sinergie di questo tipo di mondo. Secondo me il caso austriaco è un caso particolarmente interessante e forse più interessante di quello del Front National. Beh, sicuramente per quanto riguarda l'estrema destra post-industriale. Quegli strani liberali. Abbiamo detto appunto, Partito Libertà Austriaco, io lo tradurrei meglio come Partito Liberale austriaco, però effettivamente è un po' particolare. Perché è particolare? Perché al suo interno, fin dal 56, c'è la fusione di componenti liberali e nazionaliste, nostalgiche del nazismo. Cioè questa è una componente della società austriaca. Questa visione, figlia dell'Anschluss, figlia anche della collaborazione di una parte non poco rilevante della società austriaca, per quanto riguarda per esempio gli apparati militari, per quanto riguarda anche aspetti politici, nell'Austria nascono partiti gemelli, di quello nazista quasi immediatamente, una Hitler stesso austriaco, anche se diciamo questa è una ascendenza più rilevante, però ci saranno anche parte della nomenclatura del Partito Nazionale Socialista del regime nazista che vengono dall'Austria, che addirittura si sposteranno in Baviera inizialmente per sostenere anche il partito di Hitler. Quindi questa componente, questo strano miscuglio, però tipicamente austriaco, adesso poi vedremo anche alcune sue articolazioni più meno note ma interessanti, mantiene questa duplicità, per cui forse è anche difficile tradurne un po' in italiano quello che è la corretta traduzione. Comunque esiste dal 56, a sua volta nel 56 veniva da un fronte degli indipendenti. Questo fronte degli indipendenti era altrettanto misto. C'erano forti tendenze pangermaniche, per esempio, all'interno di questo marcatamente anticomunista. Ricordiamoci che la Armata Rossa è rimasta fino all'inizio degli anni 50 in Austria, fino al 52 se non sbaglio. Cioè, per cui diciamo la società austriaca post-bellica è una società che deve riassestarsi, ha indubbiamente una componente nostalgica del nazismo, che anche dal punto di vista di un certo orgoglio austro-ungarico mantiene anche l'idea che l'Anschluss, il collegamento alla grande Germania hitleriana, sia stato un modo anche, un revanchismo anche di quello che era l'ex impero austro-ungarico. Per cui esiste questa componente e non è una componente né taciuta né poco corposa. Quindi questo partito nasce un po' da qui, è un po' la casa di questo, di liberali nazionalisti. Sembra un po' strano, però c'è questo tipo di caratterizzazione tipicamente austriaca. Questi partiti, per quanto sfuggano, per quanto si voglia inquadrarli, hanno delle storie nazionali o territoriali marcate, rendiamoci conto di questo. Nessuno resta nel profilo fino in fondo. Le caratteristiche territoriali sono molto forti. Se il Valsberg veniva da dirette ascendenze neofasciste, i liberali austriaci mantengono al suo interno questo tipo di caratteristica. Ecco, questa è una foto che vi ho messo, appunto l'Anschluss. Vengono i confini fra Germania e la Germania hitleriana e l'Austria vengono a cadere. Questa è una foto, un'interpretazione mista, c'è una parte di polizia tedesca e una parte di soldati tedeschi. Il polizia austriaca è una parte dei soldati tedeschi, quasi a dire lo facciamo insieme, insomma, vedete, è un passaggio di livello, cioè è il confine. Allora, questo partito, anche per queste ragioni, venne sempre tenuto ai margini della vita politica austriaca, dal 56 all'80, tranne con un appoggio indiretto a un governo socialdemocratico di Kreisky. Kreisky è il re sole della politica austriaca. Personaggio, un Willy Brandt austriaco, però molto più spostato verso il conservatorismo. Sarà lui, per esempio, che infiammerà i cuori del giovane Jörg Haider. Haider è del 50, era universitario,
Kreisky è quello che chiede ai liberali, al grande scandalo dei liberali, questo partito misto, che però era il partito dei nostalgici nazisti, per l'opinione pubblica tedesca, Kreisky in qualche maniera, per diciamo ragioni elettorali sue, però in qualche maniera li sdogana nel 70-71, poi restano fermi fino all'80, quando arriva Norbert Steiger, neosegretario nell'80, leader dell'ala liberale, cioè vince l'ala liberale all'interno di un congresso, che però fa un disastroso accordo di governo appunto con i socialdemocratici dall'83 all'87, lui diventa anche vice cancelliere. Perché però questo accordo è fallimentare? È fallimentare all'interno del partito, troppo spostati a sinistra, troppo lontani da quella duplice identità. Steiger era il rappresentante dei liberali, è vero, dell'ala liberale, ma non poteva non tenere conto della duplicità del partito. Quindi questo venne quasi interpretata come una sua carriera personale. E questo è il vice cancelliere Norbert Steiger. Siamo 83-87. Quando arriva il dottor H, questo è un bel libro su Heidegger di Bruno Louverat del 2000, il dottor H, Heidegger ha un'identità molto particolare, una biografia molto molto particolare, nel senso che è stato un paracchio, è stato un assistente di diritto costituzionale, ha fatto studi economici, è un rampollo di partito, è stato presidente, è stato segretario dei giovani liberali, è sempre stato in quel partito, viene da una famiglia, vedremo, particolare, insomma ha una vicenda molto particolare, giovanile, molto, molto fresco, atletico, veloce, piace, è caratterizzato fortemente nella sua regione di appartenenza, la Carinzia, quindi è già un personaggio di per sé. Vediamo un po' perché. Il dottor H lo chiama Louverat. Nel congresso di Innsbruck dell'86, nonostante si presentasse il vice cancelliere Steiger nuovamente per un altro mandato del partito dell'FPÖ, vince il segretario dell'FPÖ della Carinzia. Heidegger lo è stato dal 77 all'84 ed è stato leader dei giovani del partito dal 71 al 77, in questo è figlio di Kreisky, di quell'apertura di cui vi ho detto. Jörg Haider ha 36 anni, giovanissimo leader, è vero, la classe politica austriaca è indubbiamente più giovane di quella a cui siamo abituati noi, però è un giovanissimo leader. A sorpresa, questo giovane segretario locale vince all'interno del suo partito sul vice cancelliere. Questo già dice quanto quel partito non fosse d'accordo con Norbert Steiger, e però anche quanto questo rampollo dell'ala dura del partito avesse delle solidarietà interne molto forti. Il segretario dei giovani liberali, 71-77, vedremo anche lì, farà qualche disastro, e anche segretario della parte carinziana, Jörg Haider, neo segretario dell'FPÖ dal 1986. Eccolo qui. Jörg Haider. Vedete? Non so se qualcuno di voi padroneggia il tedesco, però viene ripetuto questa questione del noi. Nuovo. Questa era la sua bella famiglia, il cosiddetto clan Haider. Come vedete, la denominazione carinziana, alpina, è molto forte, sono vestiti tradizionali, cioè ad Haider magari questo quadretto anche molto così tedesco come fisionomie piace, diciamo, vedremo anche bene perché direttamente, ma insomma è un personaggio Jörg Haider, leader della Carinzia. Come vedete, il voto, questa è una cartina paradossalmente del 2013, ma per vedere quanto è bloccato anche il quadro politico austriaco, voi avete le regioni dei popolari, le regioni dei socialdemocratici, e poi ci avete la Carinzia. Cioè, anche qui un quadro politico bloccato, molto spesso caratterizzato da grosse coalizioni, cioè da collaborazioni aperte, stabili, di governo, come un po' anche oggi nella storia tedesca è abbastanza normale, la tedesca, la stessa Merkel oggi l'ha fatto già più volte, già la seconda grossa coalizione. Haider resta al comando dell'FPÖ dall'86 al 2000. In realtà il 2000 non è che cada,
semplicemente è talmente sicuro della forza del suo partito che la cede a una leader donna, però in realtà resta, diciamo, il padrone vero del partito fino a metà anni 2000. Chi è Haider, però? Nel momento in cui Haider comincia la sua carriera politica nell'86 è un signor nessuno, però ha qualche scheletro nell'armadio, una visione che fa parte un po' di quel background misto, a cominciare dal padre. Robert Haider è uno di, appunto, di quei nazisti austriaci che, insieme ad altri famosi, vi ho citato Kalbrunner, Eichmann, passa a far parte della legione austriaca in Baviera. Cioè, materialmente sarà poi questa la base sulla quale poi si nascerà il progetto anche dell'Anschluss, direttamente su qualcuno su cui si baserà. Qui parliamo di Kalbrunner e Eichmann, sono sicuramente quadri di secondo piano del Partito Nazionale Socialista, né anzi del regime nazista più che altro, quello dell'Estato. Però sono austriaci come lui. Haider è uno di quei tanti, Robert Haider è uno di quei tanti austriaci che direttamente parteciperà al progetto hitleriano, il padre. Jorg, inoltre, questo è molto interessante per la è anche pochissimo conosciuto per quanto riguarda la destra austriaca e il mondo conservatore austriaco, quando è studente frequenta attivamente alcune associazioni studentesche nazionaliste, le Burschenschaften, e lì conosce Andreas Mölzer. Partiamo dalle Burschenschaften. Allora, cosa sono le Burschenschaften? Sono dei circoli giovanili conservatori, molto spesso accusati appunto di rituali che nostalgici del nazismo, ma anche antisemiti, ma soprattutto che cosa sono? Sono delle associazioni studentesche per i rampolli dell'ex nobiltà austriaca. Cioè sono delle confraternite universitarie, diciamo, tradizionaliste e nazionaliste, figlie della la Grande Vienna, figlie delle accademie militari. I partecipanti alle Burschenschaften si sfidano a scherma. Si sfidano con la spada. Moltissimi di loro, di questi bei rampolli della società austriaca, ostentano le cicatrici dei duelli. Anche Haider farà finta di avere una cicatrice di un duello. Potrà sembrarvi pittoresco tutto questo, ma una parte della classe dirigente austriaca viene da qui. Figli di industriali, appunto rampolli dell'elite austriache, che hanno avuto questo passaggio nel Burschenschaften. Queste associazioni nazionaliste sono quelle del ballo dei debuttanti, sono i cadetti del ballo dei debuttanti. Negli ultimi anni la destra austriaca ha trasformato il ballo dei debuttanti di Vienna in un congresso dell'estrema destra. Questi cadetti che sfilano con le loro spade anche nel ballo dei debuttanti di Vienna sono delle Burschenschaften, sono il circo. Haider viene da lì, Haider fa parte di quelli. Addirittura Simon Wiesenthal, che è il direttore, il cosiddetto noto cacciatore di nazisti, cioè il direttore della fondazione Wiesenthal, che è un organo internazionale che si occupa poi di andare a cercare i nazisti scappati in altre parti del mondo, dirà che in una Burschenschaften, quella in cui stava Haider, per esercitarsi alla scherma c'era un manichino col suo nome in una sala. Cioè, questi circoli sono apertamente pangermanici, legati a un passato glorioso imperiale asburgico, filo nazisti nel senso appunto del Grande Reich, del nuovo pangermanesimo, di quest'Austria legata con l'Anschluss alla Germania hitleriana, al sogno imperiale, a un nuovo sogno imperiale, come per meglio dire, apertamente antisemiti, ma arroccati su questo nazionalismo. Questo è un dato molto interessante, diciamo, della società austriaca. C'è questo non detto, e c'è Andreas Mölzer, che diventerà l'ideologo di Haider, e vedremo anche dopo che cosa farà questo Andreas Mölzer, che è un pensatore, continuerà a scrivere per esempio in Aula, che è una delle riviste giovanili dei liberali universitari, e darà le sue coordinate comunitariste e tradizionaliste. È un po' uno dei guru per Haider.
Allora, tenete con Giovanni Malagodi, che è il presidente del Partito Liberale Italiano, cacciò dall'Internazionale Liberale nell'89 il Freppiro di Haider per un articolo negazionista apparso su uno dei giornali giovanili del partito. Haider licenziò immediatamente il redattore, però questa cosa non servì. E poi aveva anche organizzato Haider un congresso dell'FPO a Brno Mankin, paese natale di Hitler. Questa cosa, Malagodi non era sicuramente un sincero democratico, però questa cosa qui, insomma, era troppo anche per Malagodi, che li cacciò dall'Internazionale Liberale. Appunto, come in odore di nazismo, di neonazismo. O quantomeno di simpatia da questo punto di vista e di negazionismo. Ecco, questo è un altro, diciamo, modo con cui Haider direttamente dice che cosa ne pensa. In un discorso al Parlamento della Galizia sulla disoccupazione, Haider dice: no, questo al Terzo Reich non sarebbe successo, perché durante il Terzo Reich si adottò una politica del lavoro efficace, cosa che il vostro governo a Vienna non è mai riuscito a fare. Questo andrebbe detto una volta buona. 91. Dopo questo si dovette dimettere da presidente della Galizia. Era stato eletto nell'89, si dovette dimettere nel 91. Per questo segno, diciamo, di stima verso le politiche sociali del Terzo Reich. Lo stesso Haider venne beccato da un giornalista in una riunione, appunto, nostalgica nei dintorni di Brno, di questi SS austriache rimaste, diciamo, in un raduno nostalgico, appunto, celebrativo, e Haider si rivolse a loro, un giornalista però presente, diciamo, registrò la sua affermazione come i migliori giovani dell'Austria. Quindi, diciamo, il passaggio dal padre alle Burschenschaften, a questa cultura mista del suo partito, è caratterizzante del modo di essere di Haider. Però attenzione, Haider dal 91 cacciato per questo, proprio per dirvi quanto questo poi è presente in una certa parte della vecchia classe dirigente austriaca, comincia questa battaglia comunicativa dicendo che appunto lui è un estromesso dal potere, cioè lui non è una persona contro. Loro sono contro di lui, perché lui è per voi. Weil er für euch ist. Loro sono contro di lui. La classe politica, la partitocrazia austriaca, il monopolio di liberali, scusate, di conservatori popolari, di socialdemocratici è contro di lui. Tutti sono contro di lui perché dicono che è filonazista, perché dicono che è antisemita, perché vuole meno Stato. Tutti sono contro di lui, ma lui è per voi. Semplicemente York. Questa è un'assoluta, appunto, personificazione della propaganda su questo personaggio. Questo personaggio che ha questo background e anche altro, però è il governatore della Carinzia, è un avvocato, ha avuto anche colto, viene dalle Burschenschaften, sa tirare di scherma, sa andare a cavallo, è sportivo, è veloce, ha una bella famiglia, è ricco. È un personaggio, semplicemente York. Capite come la comunicazione in un quadro politico estremamente bloccato, estremamente ingessato, è assolutamente innovativa. Tutti contro di lui perché lui è per voi. Semplicemente York. Semplicemente sincero. Semplicemente sincero, semplicemente York. Un Robin Hood contro la grossa coalizione. Questo sarà un po' l'aspetto di Haider successivamente. Nel 99, nel 2000 va al governo con i popolari. 26,9%. Il grande boom. E tutto il mondo si accorge di questo leader valenziano. Eccolo qua, vestito da Robin Hood, contro le tasse, contro lo Stato. Lo Stato è il peggior imprenditore, largo al privato, largo ai privati. Quasi un austriaco su due decide di cambiare voto nel 99. È un partito di elettori, da te, pochissimi iscritti e tantissimi voti. 46.000 iscritti e più di 1.200.000 voti nel 96. Partito di elettori, è un partito che sposta velocemente il consenso e esplode. Altro caso, primo da questo punto di vista, 26,9%.
nell'Austria del tempo, insieme con i popolari del cancelliere Schlüssel, che ci fa un governo. Quindi diciamo un Haider anche capace poi di entrare nella materialità del gioco politico, però che è un Robin Hood contro la grossa, con le grosse coalizioni. Un partito nuovo contro i partiti vecchi, un'economia privata contro l'economia pubblica, austriaci contro gli stranieri. Gli slogan del governatore della Galizia. Questo è il mondo che si accorge di Haider, diventa il tuono della destra. Qui comincia anche l'idea appunto che Haider del Freedom Party, questa comincia quella, si perde quella denominazione liberale in senso austriaco e diventa il Partito della Libertà. Ci sarà un'apertissima polemica europea, l'Austria riceverà delle sanzioni per il fatto che Haider è al governo, però è l'uomo del momento, l'Europa deve avere paura di quest'uomo. Il mondo scopre questa famiglia politica. Il grande exploit in Austria del Robin Hood contro la grossa coalizione. Hans Röscher, che è un commentatore di Der Standard, che è un quotidiano austriaco, dirà che è la fine della Social Partnerschaft. La Social Partnerschaft era come, per Röscher è un esempio positivo la Social Partnerschaft, era proprio questo connubio fra popolari e socialdemocratici che aveva assicurato un rapporto solidale e proficuo fra classe imprenditrice e classe lavoratrice, che aveva aumentato gli stipendi, aveva aumentato il welfare, aveva fatto l'Austria dagli anni 70, questa social partnership con Haider va in pezzi. Il quadro politico si riapre e c'è un nuovo attore, oltre ai piccoli verdi c'è l'attore dei liberali di Haider, che tornano prepotentemente sulla scena, o meglio non sono mai stati sulla scena da questo punto di vista. È il grande astro nascente e diventa un po' l'emblema anche per il mondo della destra radicale europea. Lo difenderanno apertamente tutti i partiti neofascisti. Quando il Parlamento europeo in realtà votò delle sanzioni contro il tuono della destra e l'Austria dovette pagarle. Il movimento sociale Fiamma Tricolore di Pino Rauti stampò 2 milioni di cartoline per sostenere Haider da mandare al Parlamento europeo. Haider divenne un po' l'emblema anche di quella che era un nuovo partito che esplodeva con questo retaggio anche suo, di queste diciamo vicinanza al mondo, alle culture, al mondo neonazista austriaco, facilitava questo, pur essendo diciamo non ascrivibile immediatamente a quel tipo di mondo, ma avendo quel passato insomma piaceva ed era un boom elettorale notevole nel 99. Si riapre nell'Europa il tema su questo tipo di formazione, sul radicalismo di destra di questo tipo, è il Robin Hood della carenza va al governo. Le origini. Ci soffermiamo sulle origini, questo ormai sembra l'archeologia della Lega, però vediamo che alcune caratteristiche ci sono già in questa Lega. La Lega Veneta, la prima Lega, come sostanzialmente dicono all'interno del mondo leghista ci sarà sempre lo scontro tra Veneto e Atalico. Comincia con Rocchetta e finisce con Tosi contro Salvini. È perenne. Generalmente i veneti mettono i soldi, come dicono loro, e i lombardi mettono la classe dirigente, che poi si allarga ai piemontesi, per esempio. Però in realtà i veneti non tocca mai, per cui a Stefani, alla Vicentina, dall'Argova, bisogna finanziare Telepadania, Tosi e il sindaco di Treviso, Gentilini, sono i sindaci sceriffo, però di fatto non arriva mai trampolino nazionale, anche se cominciano loro. Per autonomia fiscale e amministrativa e basta tasse, basta centralismo romano. Questa è la Lega Veneta, tutto molto confuso, è molto confuso anche chi dà inizio a questo tipo di Lega Veneta. Ci sono addirittura esponenti di Arequarmi, quella prima chiacchierata del 79 dell'autonomia operaia veneta, si dice. Ci sono componenti di estrema sinistra, ci sono ex democristiani, c'è chi non si è mai affacciato sul piano politico, però questo è uno dei primi manifesti. Un Veneto autogovernato da veneti. Lo traduco con esattezza, vengo dalla
La Lega Lombarda invece nell'87 riesce ad eleggere il proprio leader Umberto Bossi in Senato. Questa è la fine, diciamo, di questo piccolo voto di protesta. La Lega Veneta aveva eletto un senatore, era stato un deputato e un senatore, però non avevano combinato granché, era giusto una presenza, però indicativa di un quadro politico che cambiava, anche se a tempo non se ne accorse quasi nessuno. Arriva in Senato il senatore, appunto, Umberto Bossi, che poi mette insieme un po' tutti e dalle elezioni europee con 1,8 appunto fa questa Lega Lombarda Alleanza del Nord, che poi diventa Lega Nord del Nord. Abbiamo visto all'inizio come va a federare i movimenti piemontesi, liguri, emiliani, veneti e lombardi, anche se, voglio dire, il piatto forte non sarà sicuramente né Liguria né Piemonte al tempo né Emilia Romagna, ma sarà Veneto e Lombardia. Bossi, questa è la definizione che dà Bossi, già in questi anni, un partito di governo transitoriamente all'opposizione. Sembra quasi prematuro, insomma, che oltretutto fa questa intervista, diciamo, pronunciato così. E al tempo non si usava da questo punto di vista, questo è il Bossi della Lega Cervo, diciamo. Cioè il Bossi che... No, neanche adesso si usa, ragione il professor Cuzzi, però al tempo, diciamo, era quasi ostentata questa intervista estiva in cui diceva: vabbè, noi siamo un partito di governo transitoriamente all'opposizione. Nessuno neanche gli credeva questa cosa sul fatto che Bossi, diciamo, fosse un provocatore, fosse un rozzo provocatore, barbaro, varesotto, continuerà, anche lui ci giocherà un po'. Però diciamo che il ragazzo sa dove andare. Perché quando era in Sardegna da Berlusconi, no? Non era mica... Se non sbaglio, questa è precedente, perché la prima intervista, quella famosa in canottiera, non vorrei dirti ponte di legno, però non lo so, la controlleremo. Allora, Lega Lombarda arriva nel maggio al 4%, però attenzione, questo è il dato nazionale, come sempre. Lombardia è il secondo partito, supera di pochissimo il Partito Comunista. Quindi, anche se la Lega Lombarda sta al 4%, con il proporzionale non era già una grandissima vittoria, cioè non era una grande difficoltà arrivarci, però è il secondo partito di Lombardia, cioè voglio dire, da quelle parti lì se ne accorgono bene, anche i sociologi come Diamanti cominciano lì a dire: attenzione, sta cambiando qualcosa. Com'è che una parte sensibile di quella fascia bianca vota per questi? Addirittura Bettino Craxi, che è un leader avveduto, nel marzo del 90 lo sfida, fa una dichiarazione a Pontida nella Bergamasca, luogo simbolico, la Lega Lombarda del Canroccio contro Federico Barbarossa, però niente di che. Questa dichiarazione di Pontida di Craxi è un'apertura sui temi del decentramento, sostanzialmente, cioè un'apertura del Partito Socialista che, appunto, con Craxi si dice sensibile a questo mondo, in qualche maniera, diciamo. Craxi, che aveva, insomma, un'attenzione particolare a Lombardia, si rende conto di questo fenomeno e dice: va bene, diciamo, proviamo un po' a sottrargli qualche cosa. Bossi però non ci sta, ed allora fa il giuramento di Pontida. Pontida diventa nel maggio di ogni anno la grande kermesse di lista, il giuramento di Pontida. A Pontida è nato il Carroccio, e a Pontida Bossi, che crede molto anche nei simboli, farà sì che chiamerà le folle. Non sono ancora i popoli parlati in battaglia, come sarà Venezia nel 96, ma è il giuramento di Pontida, appunto sfidato da Craxi, risposta di Bossi, per quanto, insomma, vuole anche dire: questi temi sono nostri. Arriva però anche qui, arriva il grande patatrac, arriva il grande sconquasso. Oggi voi siete molto più giovani, lo vedete, ma è una fiction su Sky 92, però si arriva Tangentopoli. È esattamente un po' in parallelo, anche se con lo scandalo pedofilia in Belgio, non si salva nessuno, o meno, quasi nessuno. Questo è Bettino Craxi, che viene quasi linciato con delle monetine uscendo dall'Hotel Raphael di Roma, e scatta di peso dalla polizia. Elezione 1992, la Lega Nord, l'8,6% alla Camera, 55 deputati, e l'8,2% al Senato, 25 senatori. La Lega Lombarda nel 92 esplode, ovviamente, partito antisistema, partito di protesta, partito fortemente polemico con la classe politica intera, che è vissuta come romana, quella che sarà Roma ladrona, ovviamente ha tutte le carte in regola. Dall'altra parte, il Partito Comunista e il Movimento Sociale, Gianfranco Fini e il Partito Comunista di Occhetto, potevano rivendicare una loro alternità rispetto alla partitocrazia semplicemente perché non avevano partecipato del governo.
La Lega Lombarda invece può dire che è contro questa classe politica nel suo complesso, quindi il distacco e la forza è molto più potente. Questo è un deputato leghista che su Tangentopoli tira fuori il capo in aula. Cioè la Lega, diciamo, le idee molto chiare su come risolvere Tangentopoli. E la Lega ovviamente, Milano, come adesso non per citare la fiction, ma Milano è la centrale anche di simbolico, è la società metropolitana che più si interroga su questo fenomeno in primis, adesso vediamo subito perché, ma è l'epicentro del ciclone, per cui è chiaro che la dimensione milanese sarà una dimensione in cui la partita è aperta, anche perché il binomio tra Milano e i socialisti simbolicamente ormai è assolutamente indissolubile, ed è quindi chiaro che franando quella partitocrazia e franando anche quello che era allora più il vento in popa, cioè bettinocrazia e il suo partito socialista, è chiaro che lo spazio in alcune zone, soprattutto in quelle lombarde e soprattutto a Milano, si apre. E viva Milano libera, viva Formentini. Così Bossi conclude il comizio per il nuovo sindaco di Milano, giunta Formentini 93-97. La Lega conquista Milano. La Lega, adesso vediamo alcuni talk show del tempo, anche molto seguiti. C'è Milano in Italia, c'è un giovane Gadlerner, meglio giovane Gadlerner, che parla con Bossi. Questo è un momento in cui la Lega ormai è nell'agone politico nazionale. Ha preso Milano, la più grande città italiana, sicuramente la città finita la Tangentopoli, questo va detto, la giunta Formentini sarà assolutamente grigia, non sarebbe stato possibile senza Tangentopoli. Ma la Lega Nord, che appunto vanta di essere contro la partitocrazia romana, affonda la spada di Alberto da Giussano a Milano. E Formentini viene celebrato da Bossi con viva Milano libera, viva Formentini. Si accendono i riflettori sulla Lega. Talk show, vale? Sono talk show, sì, è un termine un po' moderno, ma al tempo lo erano, anche innovativi come Milano Italia. In realtà si interrogano sul soggetto Lega, c'è anche un certo compiacimento di una certa sinistra sulla Lega, va detto, qui abbiamo Gadlerner, insomma, che appunto intervista Bossi, e vediamo un Bossi che si confronta nella sua ruvidezza, non in canottiera ma in vestiti un po' bruttini, però sempre in giacca e cravatta, si presenta un po' sul palcoscenico nazionale e ormai la Lega è ineliminabile. Quello che erano degli strani dentisti vestiti da vichinghi, così vengono descritti, a Pontida, che non volevano pagare le tasse, appunto dentista appunto con l'armatura da Alberto da Giussano, da l'elmo vichingo, cioè questa era l'idea appunto, cioè le partite IVA che non vogliono pagare le tasse si ribellano contro lo Stato, in realtà diventa qualcosa di molto più serio e non si può non fare i conti. 93, presa di Milano. Roma ladrona, forte polemica contro, vediamo un po' di pivot, forte polemica contro la classe politica, la partitocrazia, definita romana e meridionale. Partitocrazia in realtà è un termine di Parnell, che è un altro movimento che diciamo, c'entra molto con l'odio per la casta, però diciamo, sempre figlio degli 80, però diverso. Contro la classe politica romana e meridionale. Un'accezione territoriale, ma anche di interesse. Romana è dove si ruba, dove si mangia, Roma ladrona, il meridione è l'attenzione totale dello Stato, del malaffare per quanto riguarda dove spendere i soldi in Italia. Loro vogliono una tassazione a beneficio delle regioni più produttive, cioè che le tasse restino dove vengono prodotte. Il grande PIL è qui, in Lombardia e in Veneto, e qua deve restare. Richiesta di una costituzione federale. Queste sono un po' le idee iniziali, anche se vediamo sono particolarmente confuse. Loro pensano a 9 macro aree. Questo è Gianfranco Miglio, che è un professore emerito del costituzionalista della Cattolica, cioè non parliamo di un cretino, diciamo, l'ha detto banalmente. Però l'idea della Costituzione federale di Miglio è rivisitata da Bossi, sono 9 macro aree italiane che in realtà rispecchiano gli stati pre-unità d'Italia, cioè quindi un progetto assolutamente inconsistente dal punto di vista di proposta politica. Però il pivot del federalismo e delle tassazioni contro la partitocrazia restano e diventano un po' le armi tipiche della Lega, anche se effettivamente come proposta poi effettiva amministrativa non hanno le idee troppo chiare, non ce le hanno ancora.
In questo momento quindi predomina un po' l'idea di Diamanti. Il fenomeno Lega Nord è la, apre la questione settentrionale anche sull'ottica dell'effetto nord-est, cioè del boom economico del nord-est, e il voto di protesta post-Angeltopoli. Cioè, l'idea della Lega che protesta perché sono nuovi ceti che non vengono rappresentati, quindi un partito, quando si dice fenomeno Lega Nord, è già un parlarne in maniera un po' con meno dignità rispetto a una forza politica che andrà avanti. Quando si parla di voto e di protesta si pensa a qualcosa di, questo è sempre il grande errore in queste formazioni, limitato temporalmente, un'esplosione che poi rientrerà da qualche parte, e invece non sarà così, però al tempo vista così cambia. Grande idea di Berlusconi, assoldare Lega Nord e Movimento Sociale Alleanza Nascente Alleanza Nazionale nel suo primo governo, quindi un patto dislocato sui vecchi missili e i nuovi attori politici del nord per poter raccogliere più voti possibili con la sua Forza Italia, e questo fu tra Lega 8,4%, 117 deputati, sarà un bel colpaccio assicurato anche dall'aiuto di Forza Italia, parliamo di una nuova legge elettorale, quindi questo va detto, parliamo di sistema maggioritario, prima sarebbe stato più complesso, 5 ministri, anche se parliamo di un governo talmente breve, 94, 90, pochi mesi, che non aveva granché chance di fare qualcosa, però la Lega comunque aveva 5 mesi. Questo è Silvio Berlusconi, il suo primo governo. Il governo cade sulla Lega, cade perché la Lega toglie il sostegno, e lo toglie su che cosa? Sui temi sociali, sulle pensioni in particolare, che infatti saranno poi. E la Lega addirittura si fa promotrice, questo è l'incontro a casa di Bossi con Rocco Buttiglione e Massimo D'Alema, cioè con i popolari, e il PDS, il patto a casa di Bossi per creare il governo Dini, che poi sarà quello che poi gestirà questa fase di transizione. Quindi la Lega insomma molla completamente Berlusconi, verrà definita da Lema una costola della sinistra, e in realtà gioca una sua partita spregiudicata, probabilmente anche figlia di un'inesperienza, diciamo, della politica romana, a cui poi di fatto rimedieranno. Questo è il patto delle sardine. Fatto le sardine, sì. Più si poteva offrire le sardine. Questo è un manifesto del tempo, appunto, contro no neofascisti e monopolisti, Berlusconi e Gianfranco Fini con la camicia nera al pezzo e il manganello. Federalismo è bello, diciamo, non è un grande slogan, non è una grande grafica, la Lega rinnova la grafica molto tardi, però, diciamo, questa è un po' l'idea, pensate un po', no neofascisti e non monopolisti contro Berlusconi e contro Fini. Lega Nord dà il boom però del 96, 30% in Veneto, 25 in Lombardia, 10,1%, abbiamo visto all'inizio uno dei massimi esplode, Lega da sola, questa è una puntata del rampante nuovo salotto della politica italiana, vedete, un compiaciuto di uno Vespa, con appunto D'Alema, Dini, Bossi, Berlusconi e Fini, le tre ali delle poltrone saranno queste, da una parte Dini e D'Alema, Bossi nel mezzo, dall'altra parte Berlusconi e Fini, Bossi va da solo, ritiene che questo rapporto spregiudicato tra il 95 e il 96 dia i suoi frutti perché ne perde il 10,1. Però la Lega comincia tra il 96 e il 97 una vera e propria rivoluzione. Rifonda completamente, o meglio, dà sostanza alla sua identità. Quello che era un movimento, la protesta del nord, un'esplosione, qualcosa che vince quando c'è Tangentopoli, che poi senza Berlusconi non andrà mai al governo, che poi però da sola prende il 10,1 ma è rilevante, che non si sa se di sinistra o di destra, questo federalismo arrabbiato che però poi non si capisce bene che cos'è, anche se c'era Gianfranco Miglio che è un posizionista di tutto rispetto, però Bossi probabilmente era troppo semplificatorio su certe cose, c'è una prima grande rivoluzione. 16 settembre 96 a Venezia, dichiarazione di indipendenza della Padania, nuovo soggetto comunitario e identitario localista, la Padania. Confine alla Padania sarà molto variabile, però il concetto nasce. Questa manifestazione a Venezia, arriva degli schiavoni, comincia, diciamo, dalle foci, comincia dalla nascita del Po, e via via l'ampolla con l'acqua del Po arriva fino Venezia, dove tuttora la Lega poi fa, cioè faceva la convention di Canzone della Padania, poi si fa il giuramento, presenta il governo padano, si veste bene questa volta, e chiama i popoli padani in battaglia con
una scenografia anche particolarmente elaborata. La Lega sceglie un colore, sceglie un simbolo, sceglie un nome, sceglie un'identità, cambia tutto con un'accelerazione fortissima. Vediamo. Lega nasce il giornale La Padana. Febbraio. Modifica dello statuto del partito, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Questa è la nuova denominazione. Avevano già provato in Parlamento a cambiarla con Lega Nord, Parlamento della Padania, ma ovviamente l'avevano bocciata. Lega Nord per l'indipendenza della Padania, la nuova denominazione della Lega. All'Alberto del Giussano Lega Nord viene aggiunto Padania e il sole delle Alpi, la nuova bandiera, il nuovo colore, bandiera bianca con il sole delle Alpi stilizzato in verde. Questa è la nuova Lega. Maggio 97, Radio Padania, e questo è il testo di un referendum, di tante anni di impressioni di Bossi. Volete voi che la Padania diventi una repubblica federale, indipendente e sovrana. Maggio 97. Come vedete, settembre 96, gennaio 97, febbraio 97, maggio, poi il governo del fittizio governo della Padania, il Parlamento di Mantova, un'accelerazione totale. Decidono di darsi una caratterizzazione forte e chiara e nuova. È finita l'adolescenza politica della Lega, si cambia radicalmente e rapidissimamente. Qui ve l'ho messo, non abbiamo tempo di soffermarci, ma è interessante. Questi sono i sottopancia del giornale La Padania. Prima il quotidiano del Nord, poi il Nord Unito, poi il Nord Mitteleuropeo, Mitteleuropa, la voce del Nord e prima il Nord, fino alla chiusura del 2014. Questo è molto interessante vedere poi come il giornale si, il sottotitolo del giornale. Non c'è tempo di soffermarci, ma ve lo voglio citare. E torna l'idea della macro-regione, la Mitteleuropa. Abbiamo visto che una delle denominazioni della Padania, Nord Mitteleuropeo, Mitteleuropa, 98-2000 mantengono questa, torna l'idea della macro-regione nei sogni dei leghisti. Finalmente ce l'hanno anche loro, come chiamarla questa parte. Per loro arriva fino a qui all'inizio. Però anche loro hanno creato un soggetto. E qui è quel periodo lì. Auguri per il Veneto, auguri per la Padania, ogni bene per Bossi, dice Giorgaio, se vi ricordate, in quel comizio di Vicenza. È quel periodo lì. Come vedete, la cosa tracima. La cosa tracima l'idea. Questa è presa dalla Padania. Tracima l'idea che si vada al di là, diciamo, di Bassa Baviera, Austria, Carinzia e Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Si va avanti, si arriva fino a parti della Francia, la Slovenia, anche se la Slovenia si rifiuterà sempre di interrompere questa discussione. Il nuovo simbolo per la Padania è questo. L'obiettivo Padania libera, la comunicazione della Lega si sposta tutta su questo. La costruzione dell'identità, per troppo ritenuta farsesca, si nutre di simboli e si nutre anche però di una strategia martellante. Squadra di calcio, il Giro della Padania, spessissimo alla fine delle tappe del Nord Italia e del Giro d'Italia i leghisti vanno con le bandiere padane, la Guardia Nazionale Padana, cioè questa è l'idea del pensato al Vansbelare, per esempio. Un servizio d'ordine, qualcosa che faccia anche le ronde, questo è il Vansbelare. Andranno a vedere i loro esempi internazionali su come fare. I fiamminghi ovviamente, cioè le fiandre ovviamente funzionano da questo punto di vista. La Lega Nord contro Roma ladrona, vedete, la gallina del Padana che viene raccolta invece da una signora romana molto mediterranea. Miss Padania finirà anche, diciamo, in televisione, su Rete 4, in diretta per dirvi. Abbiamo un giovanissimo Matteo Salvini con uno dei tanti gadget, Padania is not Italy, in un raduno di Pontida. Salvini nasce con Formentino. Salvini è un militante di base della Lega, che si farà tutta la consigliere comunale e parlamentare europeo, mantenendo sempre questo binomio. Non proverà mai altre candidature, né nazionali né regionali, ma sarà sempre un uomo della Lega, entrato a 17 anni della Lega e figlio di quel di mondo. Questa è una, per esempio, classificazione che si trova sulla Padania di quelle che secondo loro sono le nazioni, che le nuove nazioni. E come vedete ci si mettono anche loro. In realtà l'idea è più facciamola così e ci mettiamo anche noi, perché questa identità oggettivamente è la più recente, la più fatta a tavolino, non ha retroterra storico, non è come i Paesi Baschi, non è come la questione scozzese, non è neanche gli aspetti bavaresi, delle Fiandre per non parlarne, né tantomeno Sardegna.
Corsica o Catalogna. Cioè, si mettono, vogliono entrare in questo gioco l'Europa delle regioni e delle nazioni. Eccolo qua, un po' di teoria, perché spesso la Lega si dice che abbia contenuti farseschi. In realtà la Padania diventa anche un luogo dove alcuni pensatori, alcune tendenze culturali poi si affermano. Un misto fra la Nouvelle Droite di Alain de Benoist e il pangermanesimo di Andreas Mürz, l'ideologo di Heidegger. L'etnopluralismo, l'etnofederalismo, il comunitarismo. Queste sono alcune culture in cui cominciano alcune parole, alcuni concetti con cui i leghisti cominciano a fraternizzare. La nazione come concetto oggettivo che corrisponde al folk. Ideologia völkisch. Prima abbiamo trovato Heimat, poi c'è anche Volk. La tradizione pangermanica è molto presente nel vocabolario del nascente leghismo. Questo è Borghezio che dice che questo tipo di concetti, l'etnopluralismo, l'etnofederalismo, il comunitarismo, sono la risposta più efficace e coerente al progetto di omologazione e assimilazione a modelli culturali e comportamenti unificati che la società dei consumi porta con sé. Borghezio ha un'infanzia politica del neofascismo italiano, quanto era molto secondario piemontese, però diventa in questo momento uno dei più in vista nel convegno di interessante questo, a Venezia nell'aprile 2000 fanno un convegno in Europa delle regioni delle etnie per gli 80 anni del francese Guy Perrot. Questo è uno dei teorici di questo mondo, in particolare della riedizione dell'ideologia völkisch. Lui scrisse un libro nel 93 con Bossi e con Heidegger ed è la rivisitazione, a 80 anni ormai, però viene celebrato il convegno, viene fatto per il suo compleanno. È la, qui vi ho dato alcuni, purtroppo non abbiamo molto tempo per fermarci, anche perché però sono concetti complessi. Però l'ideologia völkisch si basa su quattro grandi assi, che sono la rielaborazione di Max Hildebrandt, che fa parte della rivoluzione conservatrice tedesca, di alcune delle caratteristiche che servivano a identificare una identità. Se Riel a metà 800 diceva che c'è bisogno di una tribù, di un insediamento, di usanze, di lingua per caratterizzare e perimetrare un'identità, poi parlerà di Blut, Boden, leggi, del Volkstum, cioè di sangue, suo, leggi e popolo, inteso come essenza, Volkisch. Ecco, questi concetti particolarmente, diciamo, netti, particolarmente radicali, entrano nel vocabolario leghista, entrano negli articoli della Padania, entrano nelle loro pubblicazioni ed entrano nei loro convegni. Di questo ci si accorge molto poco. La Lega resta ancora la secessione da operetta, la Padania. Loro pensano di costruirla però facendo riferimento a questo mondo culturale. Qui andiamo veloce. La devolution, la soluzione scozzese, anche se, io lo dico chiaramente, l'idea resta la Padania e resta quel mondo lì. Poi la soluzione amministrativa cambia a seconda delle tattiche dei governi, hanno fatto tre ministri, poi c'è un problema, diciamo, di dictus per Umberto Bossi, c'è un problema di leadership, però quel tipo di elaborazione continua. A Bossi segue Calderoli, questa è una scena, non è un fotomontaggio, ma è Calderoli che è il ministro delle semplificazioni che brucia con un lanciafiamme delle leggi che lui ha abolito. Questa è stata la sua campagna, diciamo, ministro delle semplificazioni. Lui sarebbe stato ministro delle riforme istituzionali e devoluzione, lui ha detto che secondo lui non capiva cosa voleva dire, è il ministro delle semplificazioni e prende il posto di Bossi. In realtà la devoluzione la fanno davvero, la legge la fanno davvero, però effettivamente quello che sembrerebbe essere il secessionismo rientrato nella devoluzione, in realtà è un progetto che ancora prosegue con l'idea della Padania. Dal congresso 2003, oltre sulla scia dell'ideologia völkisch, la Lega incorpora stabilmente questi temi al suo interno, temi ascrivibili alla destra radicale. Forte identità cattolica, posizioni ferocemente xenofobe,
che in realtà hanno uno dei loro aspetti, la legge Bossi-Fini, quella che lega l'accoglienza al permesso di lavoro, una delle più dure in Europa, l'islamofobia, cioè c'è questo processo per cui le migrazioni, siamo dopo l'11 settembre, il pericolo dell'islam radicale, le migrazioni da fuori diventano islamiche, esclusivamente islamiche, cioè una islamizzazione delle migrazioni in ingresso, per quanto le migrazioni sono molto più complesse, come sappiamo. Ossessione per le politiche securitarie, i sindaci sceriffi le ronde, lotta alle droghe, appoggio alle Gifini Giovanardi, e il concetto di Europa cristiana. Questo entra brutalmente, anche questo, nella Lega, l'ideologia Folkish ha aperto uno spazio, ha aperto una breccia e si arriva a contenuti ascrivibili alla destra radicale, nettamente. Un'apertura al radicalismo oggettivo, Padania, terra cristiana, mai musulmana. Poi torniamo su questo simbolo. Vediamo che ragioniamo anche un po' sui simboli. C'è una convergenza, questo è il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, con Borghese, in un comizio a Brescia. Su queste cose si fa l'accordo e si fa squadra con i fascisti. E nasce una serie di suggestioni all'interno del movimentismo giovanile leghista e dell'associazionismo locale veneto-lombardo. Cioè, attenzione, il mondo giovanile della Lega in realtà imbevuto di cultura völkisch ormai dalla metà degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 prova delle autentiche suggestioni per i movimenti, per la cultura di fascista vissuta come identitaria. Qui abbiamo il gruppo Toro dei giovani padani milanesi, qui abbiamo la comunità antagonista padana e studenti dell'università, una cattolica, non più un'altra, e lì abbiamo l'associazione identitaria che più bordeggia la destra, che è Terra Insubria. Vecchi simboli, Padania, terra cristiana, mai musulmana, col cuore della bandiera, il cuore di Cristo Re, contro la rivoluzione francese, l'ultima parte della rivoluzione francese, la rivolta vandeana delle campagne per Cristo Re contro i Giacobini, contro l'illuminismo europeo, contro quel tipo di mondo. Questo è un manifesto della comunità antagonista padana. Guardate il logo, molti dicono che richiama molto quello delle Charlemagne, i volontari francesi nelle Waffen SS, Charlemagne. Guardate, però guardate il manifesto, è un manifesto di formazione. L'aula dove si trova? Si chiama Alberto Raggiussano, ma anche Robert Brasila. Questo è un giornalista francese, anzi un critico cinematografico francese, che sostenne il regime di Petain di Vichy apertamente, tanto è vero che venne anche, diciamo, messo in croce proprio per questo. Guardate nella formazione che cosa c'è: perenne attualità dell'enciclica Humanis Generis di Pio XII, perenne attualità, cioè tutto questo bordello ha simbologie che ogni tanto hanno del nazistoide. E poi ha un smottamento verso il tradizionalismo cattolico fortissimo. Andiamo un po' veloce perché siamo un po' agli sgoccioli. Elezioni però del 2005. Come vedete, lo comincia, e qui vi ho messo anche, andando veloci, questo passaggio che osserviamo. La Lega, da una parte, si attrezza culturalmente per costruire la sua ideologia völkisch, per radicarsi, si radicalizza evidentemente a destra, comincia la grande stagione delle sinergie europee nel Parlamento europeo, con Schrack e con altri, non è più soltanto una terna con le Fiandre e con gli austriaci carinziani, no, è una famiglia che si amplia, che trova anche, diciamo, spazio in quelli che sono i convegni della destra radicale, o molto spesso anche in Italia, anche in Lombardia, fornisce spazi, mette la firma per qualche sala provinciale, però insomma un associazionismo che abbiamo visto diventa molto bruno come tipo di colorazione. C'è un bel libro che si chiama La svastica verde, un'inchiesta appunto di alcuni giornalisti su quelle che sono questo miscuglio giovanile. È un miscuglio, ha detto, ci sono delle autentiche fascinazioni per questo tipo, che sono cominciate appunto con il grande pensatoio della riedizione del pensiero Friedrich. Però soffermiamoci su questo.
La Lega però, oltre a questa attrezzatura culturale, ovviamente si confronta sempre col piano elettorale e in particolare quello che le interessa, perché anche il suo unico piano è quello locale. La Lega sfonda un po' più a sud. Tra il 2005, come vedete, e il 2009 c'è un aumento graduale verso l'Emilia-Romagna e alcune regioni centrali. Cioè la Lega riesce a erodere elettorato rosso in regioni rosse. Questa diventa una constatazione alla lunga dei leghisti che hanno partecipato al quarto governo Berlusconi, cioè meglio al terzo giro dei governi Berlusconi, che si trovano con queste percentuali e che però vivono in quel momento l'Italia, o meglio la loro padana, nella crisi. E qui è l'altro grande sinodo che vediamo velocemente e si arriva all'oggi. Finisce l'era bossiana per i noti scandali. E quindi per la prima volta Bossi era riuscito in qualche maniera a restare al governo della Lega in maniera ferrea, nonostante i suoi problemi di salute, appunto accompagnato dal cosiddetto cerchio magico, che era stato anche molto disinvolto dal punto di vista economico, finanziario, di aver anche dilapidato, diciamo, quella che era anche lo stesso tesoretto della Lega. La Lega precipita al 4,1 nel 2013 e si affida a Maroni. Attenzione però, qual è la soluzione della Lega nella crisi? Riprende la macro regione e ci mette in fila il presidente di Regione Lombardia, futuro presidente di Regione Lombardia, presidente del Friuli, del Veneto e del Piemonte. Se l'euro frana, se l'Italia post Monti, l'Italia dell'austerity frana, se l'Europa delle due velocità torna, di Haider, torna nei sogni leghisti, è l'ultima volta. Prima il Nord, l'idea di Maroni. Facciamo la macro regione, abbiamo le carte per farla, abbiamo quattro presidenti di regione, o meglio ne abbiamo tre più uno. Il Friuli era un ambito più misto. Possiamo farcela, abbiamo la forza produttiva per un accordo, fanno degli accordi. C'è il congresso di Sirmione, fanno degli accordi, intensificano, per quanto la legge glielo consente, le sinergie economiche. L'idea è, se frana tutto, se frana l'euro, se frana l'Europa, se c'è il collasso dei PIX, noi ci salviamo perché ci ancoriamo alla macro regione e potenzialmente ci ancoriamo all'Europa del Nord, cioè alla Germania. Strategia di Maroni, ultima grande idea, prima il Nord, si chiude con l'era bossiana, prima il Nord, si torna in qualche maniera fortemente indietro. Le suggestioni di questo e di altri paesi le abbiamo viste. Questo però comporta una difficile transizione. Maroni arriva a essere governatore della Lombardia nel marzo 2013, quindi rinsalda l'idea della macroregione, ma Cota perde per un problema, diciamo, di conteggio dei voti in Piemonte, però il Lombardo-Veneto è salvo. Maroni sa che però o si occupa della macroregione della Lombardia o prova a fare il carinziano che si chiude in Lombardia e se le cose vanno male si ripresenta dopo. Questa è l'idea di Maroni. La regione, Lombardia, esattamente come la Galizia di Haider. Da lì poi io posso tornare in un quadro particolarmente ballerino. Qui vedete Flavio Tosi e Salvini ancora col vecchio stile in verde, e poi però il passaggio è inevitabile. La strategia del primo Nord dura pochissimo, diventa un arroccamento, una rendita di posizione di Maroni, che però in realtà viene a essere travolta poi dalla capacità che siamo all'oggi dell'Alto Matteo. E andiamo veloce perché stiamo parlando dei giorni nostri, ed è l'ulteriore ultima tappa di questo mondo nella storia leghista. L'altro Matteo, Matteo Salvini, la famiglia europea, Marine Le Pen, lì c'è il leader, questo è il leader del Vance Belard, poi abbiamo gli olandesi, va bene, ma
quella è un'altra destra particolare, però sempre islamofobe, assolutamente intransigente sull'immigrazione, per un welfare state per autoctoni, la flat tax, proposte fiscali, stop all'invasione, lotta serrata al crimine, sul piano europeo basta euro, basta Europa delle banche, difesa dell'identità. Attenzione però, dopo questa carrellata, io in realtà ho provato a evidenziare come questo mondo leghista sia molto più omogeneo di quanto sembra. Cioè, questa evoluzione che c'è stata nella Lega Nord, in parallelo con altre formazioni europee, con i suoi contatti, ma anche pochi considerano la Padania un pensatoio ideologico. Lo è stato. I convegni leghisti lo sono stati. Cioè, l'ideologia leghista che nessuno considera, in realtà esiste. Cioè, si è imbevuta di quelle culture di destra radicale e folkish è arrivata a produrre questo, con estrema spregiudicatezza sicuramente del suo ultimo leader. Ma non è un caso che questo leader, fin da 17 anni, sia stato nella Lega, fin dal 93. Salvini è figlio di tutto questo. E tutto questo sta riutilizzando. Quindi probabilmente un paradigma più unitario nella storia della Lega, che non si basi semplicisticamente sul fatto che il nuovo Front National e non è più la Lega Lombarda, probabilmente va rivisto per il fatto che è proprio la Lega Lombarda. Vi ringrazio.